attenzione un attimo, ecco, siamo vicini all'inizio di questo che io considero davvero l'evento centrale della nostra festa, anche se già ieri sera abbiamo iniziato con una bellissima riflessione sulla grandezza e la perfezione dell'universo che ci circonda. E quindi, citando ieri sera nell'introduzione Kant, filosofo, ho detto che due cose ci emozionano: la grandezza del creato del cielo sopra di noi e la voce della coscienza dentro di noi, quindi l'elemento materiale, fisico, la bellezza di ciò che Dio ha messo per noi, finalizzandolo alla felicità dell'uomo, il creato, e però l'altro segno meraviglioso, grande della presenza di Dio nel mondo è il cuore dell'uomo, la coscienza. E sentendo alcuni accenni della esperienza di vita, della testimonianza di Rocco Politi, che mi onoro di presentare, di avere come ospite in questa nostra comunità parrocchiale, ho visto dei riverberi che mi ricordavano Sant'Agostino, perché l'uomo è alla ricerca della verità, del bene. E dice Sant'Agostino: non cercare fuori quel bene, quella verità che hai già dentro di te. Sant'Agostino cercò Dio, la verità della sua vita, in tanti luoghi, in tante credenze religiose, fino a quando, su invito dei suoi amici più cari, non lo trovò nel Dio di Gesù Cristo e nella Chiesa Cattolica. E quindi noi cristiani da questo dobbiamo essere molto confortati, e con il mondo che ha esaltato il relativismo spirituale, il relativismo religioso, questa idea malsana, superficiale, che Dio è Dio per tutti, cambia solo il nome, non cambia la realtà della fede. Ecco, noi abbiamo la Chiesa che questo anno ci invita a riflettere sul valore della nostra fede. Quindi, proprio prendendo spunto dall'invito della nostra Chiesa, ho visto questa figura di Rocco come emblematica, come veramente importante per farci capire la preziosità, l'importanza del dono che abbiamo ricevuto nascendo e crescendo nella Chiesa Cattolica. E devo dirvi così, anche per strappare un sorriso, per togliere un po' di solennità a questo momento, il primo contatto che ho avuto con Rocco: ho visto su internet un volantino della parrocchia dello Spirito Santo di Modena, e diceva appunto il 3 e il 4 maggio, mi sembra, ci sarà presso la nostra parrocchia, in occasione della festa parrocchiale, un incontro testimonianza con Rocco Politi, ex anziano dei Testimoni di Geova. E in fondo c'era, per informazioni, cellulare, numero. Allora prendo il telefono, pensando che fosse il numero del parroco del Santo Spirito di Modena o di un suo collaboratore che organizzava le serate, e comincio dicendo: buonasera, ho visto il vostro invito per la festa, e c'è Rocco Politi, mi è sembrato un tipo in gamba. E Rocco dice: veramente sarei io. E allora lì abbiamo cominciato un po' parlare, ecco, dello scopo di questa serata. E io devo dire in anticipo, non è la finale di quello che dirò alla fine, anche perché alla fine noi aspettiamo molte domande da parte vostra, e sono sicuro che quello che ci dirò, dirà Rocco, stimolerà la vostra curiosità e desiderio di approfondire e di avere delle risposte. Però io ho già preparato due regali per Rocco. Il primo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, e il secondo è uno studio molto recente di un'esegeta, Valerio Polidori, La Bibbia dei Testimoni di Geova, che ha per sottotitolo Storia e analisi di una falsificazione. È uno studio serio di uno che sa di greco, è un professore laureato in filologia patristica all'Università di Roma, ha compiuto studi specialistici alla Pontificia Università Gregoriana e a Sant'Anselmo di Roma, ottenuto il dottorato in scienze ecclesiastiche al Pontificio Istituto Orientale. Quindi un uomo appassionato della Bibbia, e confrontandolo con quello dei Testimoni di Geova
mostra le incongruenze della loro traduzione. Ecco, chiediamo allora a questo nostro amico di portarci la ricchezza della testimonianza della sua vita e poi anche magari nella seconda parte di presentarci un po' alcuni spunti di riflessione sulle diversità dottrinali e anche sui rischi che si corrono aderendo ai testimoni di Geova. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza, grazie per l'invito. E mi ricordo che la telefonata è stata veramente, è stato un bel incontro e sono contento perché mi dà la possibilità di esprimere a tutti voi quella che è stata la nostra esperienza, parlo di nostra, di mia e mia moglie che è seduta qui in primo piano e che lei viene di solito con me dalla testimonianza di quella che è stata anche l'esperienza della sua vita. Vi citerò brevemente quello che è stata la nostra esperienza perché l'abbiamo citata spesse volte, dopo se la volete andare a vedere vi dirò il blog e lo potete controllare voi direttamente. Chi sono i testimoni di Geova? I testimoni di Geova voi li conoscete, sono quelli che vengono alla vostra porta a bussare o che incontrate per la strada e distribuiscono i volantini. Vado di fretta perché è molto difficile poter esprimere quelli che sono stati 40 anni di vita in solo pochi minuti. E pertanto dopo, se avete qualche domanda, fatela, ricordatevela, io risponderò a tutte le vostre domande. I testimoni di Geova non sono solo quello che voi sapete, non sono solo quello che voi vedete. E quello che desidero fare io in questa circostanza è trasmettervi una cosa che deve essere molto chiara. Io non odio i testimoni di Geova. Io odio quello che i testimoni di Geova fanno, sono due cose diverse. Non desidero che i testimoni di Geova chiudano o che spariscono dalla faccia della terra. Se questa è volontà di Dio sarà Lui a farlo, ma non io non sono in grado di farlo. C'è una sola cosa che desidero fare, è narrarvi quello che ci hanno fatto, che hanno fatto a me e alla mia famiglia. E lo faccio in maniera molto soft, altrimenti diventa pesante. Se parliamo sempre solo di dottrine, di informazioni, di cose, diventa pratico, anche se parleremo di questo. I testimoni di Geova spesso sono conosciuti, come vi ho detto, per quelli che incontrate, ma sono anche quelli conosciuti perché rifiutano le trasfusioni di sangue, vi ricordate? Questo lo fanno anche quando il sangue è riconosciuto importante per la sopravvivenza dell'essere umano. Quando un medico dice lo posso fare solo con una trasfusione di sangue, quindi io qui non voglio dire che è giusto prendere il sangue, anche io forse devo prendere il sangue. Vedete, Dio dice nella Bibbia, io non cambio, Dio non cambia, Dio è sempre quello che ha scritto rimane nel tempo e nei secoli perennemente. È molto difficile che voi vedete una cosa che ha detto Dio scritta nella Bibbia e poi lui fa completamente diverso. C'è scritto in un versetto della Bibbia, la parola che io ho emessa non torna a me senza che sia adempiuta, completamente. Quindi se Dio in una circostanza, quando Israele andò a combattere, tornavano a casa, non avevano acqua, non avevano cibo, non avevano nulla, leggete cosa dice la Bibbia. La Bibbia dice che non avendo più la sopravvivenza di materiali proprio fisici, presero gli animali, tanto avevano la fame e mangiavano la carne con il sangue. E questo era Israele, il popolo di Dio. Allora, secondo voi cosa ha fatto Dio? Ha preso saette, fulmini dal cielo e li ha tutti bruciati. No, non lo troverete in nessuna parte della Bibbia. Dio ha capito, ha compreso esattamente qual era la necessità di quelle persone in quel tempo e non li ha condannati. Ha capito cosa stavano vivendo. Mentre i testimoni di Geova oggi se portano un bambino leucemico, lo portano in ospedale, noi non possiamo prendere il sangue. Allora voi vedete,
quale Dio hanno i testimoni di Geova? È quel Dio che perdonò quell'esercito che mangiò gli animali con il sangue e poi condanna alla morte un bambino che se è lasciato morire, forse quel bambino un giorno chiederà in nome di chi mi avete fatto morire. Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché vedete, quando vengono i testimoni di Geova alla vostra porta, voi queste cose non le potete sapere. Non vi diranno, guardate, che se un giorno doveste avere dei problemi, non siete liberi di fare quello che volete, non siete liberi di decidere quello che volete. Per esempio, per farvi un piccolo esempio, io avevo bisogno di fare un piccolo affintamento alla cataratta agli occhi. Eppure ero già un anziano dei testimoni di Geova. Pensate, è l'obbligo, è il dettaglio dell'organizzazione che uno non può andare dal proprio medico, cioè il proprio medico di famiglia può andare di sicuro, ma l'intervento deve avvenire in questo modo. Io devo andare dall'anziano incaricato della congregazione, in questo caso voi dovreste andare prima a chiedere da quale medico mi dice che devo andare, e viene tirato fuori un elenco di medici, dice: ah, guarda, devi andare a Forlì, perché a Forlì ti rispettano, non ti danno il sangue. È successo, io sono stato operato di cataratta a Forlì per rispettare questo dettaglio. Quando a Modena fanno migliaia di cataratte e vengono da tutte le parti del mondo, voi pensate che questo abbia a che fare con Dio? Se voi pensate che ha a che fare con Dio, decidetelo voi. Ma per me no, per me non è così. È vero che loro dicono: facciamo questo perché c'è una salvaguardia, eccetera, ma dietro c'è tutta una serie di salvaguardie completamente diverse, perché la persona poi va da un medico, deve pagare 100 euro a visita, poi deve ritornare, e spesso non viene poi rispettato quando il medico comincia a vedere che c'è qualche cosa che non va e c'è un piccolo problema. Cosa vi voglio raccontare dei testimoni di Geova? Inizi uno studio biblico. La prima cosa che fanno, ti dicono: Dio ti sta aspettando, e ti senti contento, felice, dici: guarda un po', Dio mi stava aspettando, non me l'aveva mai detto nessuno. Ti fanno sentire proprio la pedina mancante, e poi ti danno un piccolo saggio di quello che è il loro amore, che non è un amore, è un amore studiato, cioè tutti ti vengono a salutare, tutti ti fanno un complimento, ti diranno che sei vestito bene, ti diranno che ma guarda, sai parlare bene, ti sai esprimere correttamente, e così via. E dopo un po', diciamolo in parole molto semplici, è bello intortato, perché quella persona ti ha fatto un po' prigioniero mentalmente, ti ha preso parte della tua coscienza, un pochino. Poi il giorno dopo ci vai e ti dice: senti, ma ti piacerebbe fare l'assistente al reparto acustica? Sapete cosa vuol dire? Chi è stato prima a mettere a posto qui il microfono? Ecco, andare a mettere a parte il microfono, a posto il microfono, dare sul volume e così via, e quindi senti: ah, sto facendo qualcosa per la comunità, giusto? Poi dopo da lì passi a un altro piccolo incarico, un altro incarico ancora, e nel frattempo devi studiare la Bibbia, non puoi andare a giocare a pallone, non puoi festeggiare il Natale, non puoi festeggiare la Pasqua, non puoi fare gli auguri a un tuo, un ragazzo che è con te a scuola, un amico, no, ti viene tutto vietato. Piano piano ti dicono: vedi, noi non facciamo parte di questo mondo, siamo forestieri temporanei in un paese che sta per finire, quindi noi non facciamo parte di questo mondo, facciamo parte di un altro mondo. Quindi tu devi cercare di adattare la tua mente a questo nuovo mondo. Infatti i testimoni di Geova attendono un nuovo mondo, dopo Armageddon. Però a me, a mia moglie, a tanti testimoni di Geova, quando siamo entrati noi, ci hanno detto che doveva venire nel 1975.
poi doveva venire anni dopo, poi doveva venire nel 2000. Adesso l'hanno cambiato, l'hanno detto che doveva venire nel 2034, poi si sono un po' quasi offesi dicendo quelli hanno interpretato male la nostra rivista del 2034, non parlavamo di questo, ma si capisce molto bene perché in questo momento i testimoni di Geova stanno facendo una speculazione edilizia più grande di tutti i tempi. Stanno vendendo 3 milioni e 200 metri quadrati, tutti edificabili, è una cifra spaventosamente alta. E con questo lo fanno perché loro desiderano trasferirsi fuori da New York, fuori dalla zona centrale, per creare una nuova città. Hanno già fatto un piccolo programma, hanno già uno stabile in miniatura, una cosa colossale, una città enorme, e andranno, si trasferiranno, ma per fare tutto questo ci vogliono 4 anni, quindi state tranquilli, per 4 anni la fine del mondo non viene, parola del testimone di Geova, perché se no non costruirebbero, no, tutto questo. Ecco, ma da dove vengono tutti quei soldi? Ve lo siete chiesto? Dove vengono? Avete mai dato un euro ai testimoni di Geova voi? Per una rivista? 50 centesimi, 1000 lire, 500 lire. Bene, i testimoni di Geova stampano La Torre di Guardia e Lo Svegliatevi, queste due riviste che voi li vedete sempre in mano. Ecco, voi sapete quanti ne stampano al mese? Ve lo dico io. 84 milioni al mese. 84 milioni. Ora, se una persona per tirarseli via, perché non vuole parlare con loro, o perché non sa rispondergli, o perché vuole effettivamente contribuire in qualche modo, cosa fa? Le lascia un euro. Se le lascia solo un euro, entrano nelle casse 84 milioni di euro. Però c'è una piccola cosa, che i testimoni di Geova, per prendere quelle riviste, devono prima andare al reparto e pagarle loro. Le pagano, dicono quanto ci è costato circa, sulla base di informazioni che arrivano dall'alto, dal dettaglio, dicono ecco ci è costato tot. E così uno dice ne prendo 20, 30, 40, fa il calcolo e poi c'è una cassetta contribuzioni con scritto su Matteo 24,14 e le va a versare. Ora però le cose un po' sono cambiate. Loro dicono noi le riviste non le facciamo più pagare, uno le può scaricare da internet, le può anche regalare, non c'è problema. Fino a pochi anni fa loro usavano una strategia di network marketing veramente stupenda. Loro dicevano alla persona, la rivista non costa niente signore, però la nostra opera è sostenuta da contribuzioni volontarie, se lei desidera. Così la persona, anziché dare un euro, le dava 10, o le dava di più, o 5. E così quei famosi 84 milioni diventavano molto, ma molto di più. Pensate poi a tutte le pubblicazioni che loro hanno. Hanno Bibbie, libri, cassette, opuscoli. Ne hanno centinaia e centinaia, e ognuno di questi ha un costo. Però se voi li incontrate adesso, loro vi dicono, ma noi li regaliamo. Ve li regaliamo. Però nel loro interno c'è una piccola descrizione di come i testimoni di Geova accettano contribuzioni. Ve le leggo brevemente. I testimoni di Geova possono donare soldi come desiderano loro, possono fare lasciti, assicurazioni, beni, testamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi danno indicazioni specifiche su come praticamente possono fare questi lasciti. Quindi i testimoni di Geova sono effettivamente i primi che vengono scusate se uso queste parole vengono veramente munti
dal punto di vista finanziario a dare questi soldi. Vi racconto una delle telefonate che ho ricevuto ultimamente da una testimone di Geova. Lei non si vergogna, non può, vi spiego perché fa questo doppio gioco, dopo ve lo dico, e lei dice: abbiamo fatto un piccolo sondaggio, 4 congregazioni, per costruire una sala da regno. E per poter costruire la sala, che viene a costare quasi 1 milione di euro, viene 1.400 euro al mese per congregazione per 13 anni. Ma a chi? Alla casa madre. Cioè, cosa succede? Roma dà a questa città 1.700.000, quello che mancano per costruire la sala del regno. I componenti di questa sala, tutti assieme, ogni mese devono dare 1.300 euro per 13 anni, restituendolo indietro. Quando hanno finito di costruire la sala del regno, indovinate chi se l'è in testa? Se l'è in testa la casa madre. Sapete perché? Perché gli altri non hanno un ente giuridico per poterlo fare. Non può essere intestata a un privato, una sala del regno, una congregazione, una chiesa, non se l'è in testa. Quindi oggi le sale del regno dei testimoni di Geova sono circa 3.000 e passa in tutta Italia, una più bella dell'altra, che però molte di queste, strano a dirsi, vengono ogni tanto vendute. Ora, perché vi dico tutto questo? Perché molti di voi non lo sanno che una volta che entra in casa vostra questa persona e che inizia lo studio biblico con voi, entrate in un vortice che voi non sapete, venite praticamente presi e combattuti da quello che è la novità. La novità, vi diranno che Gesù non è morto in croce, vi diranno che festeggiare il Natale è sbagliato, che festeggiare la Pasqua non si fa, vi diranno tante cose, però non vi diranno una cosa importante. Non vi diranno che se voi un giorno doveste solo dissentire minimamente da una di queste cose, automaticamente viene un anziano o due, vi fanno visita, vi loderanno perché sapete rispondere bene alle adunanze, state facendo una bella attività, eccetera, ma vi diranno: ma abbiamo saputo che non sei d'accordo con quanto è stato detto su questo e questo. E se voi dite sì, non sono d'accordo, loro vi denotano, vi daranno un nome che è l'apostata. Dice: ecco, questo sta apostatando il nostro credo religioso. Vedete, questo è il libro che loro danno agli anziani, ai vescovi, ai sorveglianti. Sapete cosa c'è scritto proprio in merito agli apostoli, agli apostati? Ve lo leggo brevemente. Dice: gli apostati sono come cancrena, come un cancro da estirpare. Ma voi avete capito? Cioè, quelli che prima chiamavano fratello e sorella, basta soltanto alcuni minuti di differenza, se voi vi sentite su qualcosa, voi diventate per loro cancrena. Non un tumore da curare, ma da estirpare, da prendere, da buttare fuori, via dalla congregazione. Questo non ve lo dicono. E allora molte persone fanno quello che ha detto quella signora, rimane dentro. Perché? Perché una volta che vi buttano fuori, vi tolgono i vostri diritti di essere genitore, di essere nonno, di essere un amico, di essere un parente. Quello che sto vivendo io ora è anche mia moglie. Pensate, io ero piccolino, mio padre ha fatto tanto per noi, ci ha portato in un paese, ci ha insegnato una lingua diversa, ci ha fatto imparare il tedesco, e conosco i sacrifici che ha fatto mio padre, so quanto bene mi ha voluto mio padre e ancora penso che me ne voglia. Però questo genitore ha compiuto assieme a mia madre l'anniversario quando avevo avuto 80 anni,
non mi hanno detto nulla, mi hanno lasciato fuori. I miei fratelli hanno sposato i loro nipoti che li ho visti nascere, li ho visti crescere, gli ho fatto tanti di quei regali, non vedevano l'ora che arrivasse da moda dello zio per portargli la Ferrari, l'ultima della Burago, e ce l'hanno ancora tutta dentro. Loro adesso si sono sposati, ma non ci hanno chiamati, perché per loro noi siamo il nulla. Noi non siamo più esseri umani per loro, noi non facciamo parte più del loro mondo. Quindi io vi chiedo, facendo una piccola pausa, voi pensate che tutto questo può venire da Dio? È Dio che vuole tutto questo? Se voi lo pensate che è Dio che vuole tutto questo e pensate che effettivamente questo sia giusto, allora potete seguire questa gente. Ma se il vostro cuore minimamente vi dice che le cose non stanno in questo modo, allora prestate attenzione, perché entrerete in un vortice che vi condiziona la mente e fa di voi dei piccoli volontari. Lo sapete, quando eravamo piccoli noi, andavamo in giro e loro formavano dei mangiapreti, vi spiego cosa intendo dire, formavano degli anziani da divorare i preti, cioè nel senso spirituale, volevano praticamente attaccare briga col prete e far capire che loro ne conoscevano di più, insomma. E mi ricordo che la prima cosa che ci si vantava era: noi abbiamo il nome di Geova, noi abbiamo il nome di Geova, nessuno ce l'ha, nessuno, guardate la Chiesa Cattolica, mica parlano di Geova loro. Pensate un po', adesso da alcuni anni a questa parte loro non bussano più alla vostra porta col nome testimoni di Geova. Siamo volontari della parola di Dio. Beh, ma cosa è successo? Ve lo dico io, che la gente, se sente che sono i testimoni di Geova, non le aprono più, non soltanto, ma le sbattono anche la porta in faccia. Hanno reso il nome di Dio così puzzolente che non lo vogliono più sentire. No, adesso loro si chiamano volontari della Bibbia, perché nessuno li obbliga a fare questo. Ma questi cambiamenti, i testimoni di Geova ce l'hanno spesso, perché tutto quello che hanno insegnato a me e a mia moglie tanti anni fa come dottrine sono poi nel corso del tempo variate tutte, non ce n'è un avvenimento, un dettaglio, qualcosa che ci hanno detto e che è rimasto finora. No, quello che oggi è valido viene cambiato domani, dopodomani. Poi viene ripescato un'altra volta quell'insegnamento, viene reinsegnato nuovamente la stessa cosa. Pensate ai poveri testimoni di Geova che torneranno adesso dalle vacanze e che dovranno studiare una torre di guardia, una di quelle riviste che lasciano, ecco, esattamente di questa rivista, la torre di guardia. Quando torneranno dalle vacanze dovranno studiare, sentirete che rivoluzione ci sarà nel mondo, c'è già. Perché questa rivista si può prendere già da internet. E sapete come si pronuncia questa rivista, i testimoni di Geova? Dicono frasi come queste: pensavamo che, abbiamo insegnato, ma però non era così. Una volta insegnavamo questo, e così via. È piena di queste informazioni, cioè praticamente quei poveri testimoni di Geova torneranno dalle vacanze e troveranno che tutto quello che avevano imparato è tutto cambiato sulla base di quello che loro insegnano ai loro adepti, che Dio rivela piano piano le informazioni come una luce, la luce progressiva, senza tener conto che Dio è sempre quello, Dio non cambia. Dio dà una luce progressiva, sì, ma sempre unidirezionale, che fa sempre bene. No, loro dicono, non è sempre così. E usano un linguaggio particolare per carpire la coscienza delle persone, specialmente di quelle che qualche volta hanno qualche screzio o col prete o con la Chiesa. Ci sono quelli che per esempio non gli sono simpatici, i preti, la Chiesa e così via, e trovano terreno fertile ad attaccarsi ai testimoni di Geova. Sapete, una cosa che
chiedono a me personalmente: ma come mai sei diventato cattolico? Allora me lo chiedono dappertutto, dovunque vado, in televisione, eccetera. Ma proprio cattolico dovevi diventare? Mi dicono così, mi scrivono in Facebook, mi scrivono dappertutto, mi dicono: proprio cattolico? Ma ti rendi conto dove sei? E io gli rispondo, e dico: sì. Guardate, se, a che cosa vi state riferendo? A quello che la Chiesa ha fatto? Ma lo sanno tutti. Voi lo sapete, no? Cioè, non c'è bisogno. Quello che leggiamo i giornali, quello che dicono, il Papa mette le mani sulla cosa, boom, ma sì, tutto comincia a diventare esplosivo. Le crociate, le cose, tutto comincia a parlare. Ma i testimoni, dei testimoni di Geova, cosa sapete voi? Nulla. Sapete che proprio il 1 luglio scade in tribunale in America una causa contro testimoni di Geova Candace per pedofilia. Se saranno ritenuti colpevoli, e questa sarà proprio la parte finale, il 1 di luglio, ce ne sono aperti, secondo uno studio che lo potete leggere voi stessi dalla Anderson, 27.000 casi aperti di pedofilia nel mondo dai testimoni di Geova. Quindi se voi fate il rapporto fra la Chiesa cattolica e le altre chiese numerose in confronto a quello che sono i testimoni di Geova, un piccolo numero con un grande peccato, di 27.000 casi, allora le cose cominciano a cambiare. Dice: ma allora l'uno vale l'altro. Vedete, io ho sentito che la Chiesa nel corso del tempo, non perché adesso sono qui a fianco a Don Carlo, ma però è che la Chiesa, l'ho sentito io chiedere scusa di certi errori, ma i testimoni di Geova non avete mai sentito chiedere scusa perché si sono sbagliati. Una volta hanno fatto lasciare morire una persona perché non poteva prendere un organo perché equivaleva a cannibalismo. Poi è passato degli anni, no, è una questione di coscienza, puoi prendere l'organo, puoi fare un trapianto dell'organo. E poi dopo, no, non è possibile, poi è possibile, poi non è possibile, hanno lasciato morire un sacco di gente in tutto il mondo. Pensate solo alle trasfusioni di sangue, migliaia e migliaia di morti tutto in un solo anno. E quando cambieranno, come è successo con i trapianti, perché prima non lo permettevano, poi hanno detto: ma no, adesso è possibile, ognuno fa quello che vuole. Se un giorno toglieranno anche questo divieto delle trasfusioni di sangue, avranno lasciato sul campo di battaglia milioni di morti. Chi li ha voluti, secondo voi, questi morti? Li ha voluti Dio? È stato Dio a volere quel piccolo bambino che mi ricordo che abbiamo portato a Verona e lo vedevo ansimare da lontano e vedevo la porta a questo bambino che veniva lasciato morire, aveva pochi mesi, la mamma piangeva, io ero lì, pregavo Dio a tutto andare, pregavo il mio Dio e dicevo: non farlo morire, non farlo morire, non farlo morire. Eppure è morto. E mi ricordo che tornai a Modena ed ero distrutto, ma quella mamma era lì ed era, non si sapeva se era contenta o no, non le avevano dato il sangue a quel piccolo bambino. E quanti di questi bambini muoiono nel nome di un Dio oggi? Allora, ecco, prestate attenzione. Se volete effettivamente attenervi a una religione, analizzate la vostra religione, analizzate quelli che sono i vostri principi. Voi chiedetevi: quando io sono nato, a tempo di mio padre, quale religione esisteva? A tempo di mio nonno, quale religione esisteva? Al tempo del nonno di mio nonno, quale religione esisteva? I testimoni di Geova nel 1870, poi prima la nostra missione, quella mia e di mia moglie, è di informare più persone possibili per dire: state attenti, perché non, la Bibbia stessa dice: chi pensa di stare in piedi badi di non cadere. Molti dicono: ah, se vengono a casa mia io so che cosa dirle. Vengono a casa tua, ti danno una risposta, poi un'altra, e poi ti trovi uguale a parlare e a pensare come pensano loro. Molti pensano che non aprire la porta a queste persone vuol dire chiusura mentale. Sapete chi lo ha scritto? L'ha scritto Max Gazzè.
Max Gazzè ha scritto una canzone, Sotto la porta, ha vinto questa canzone, e una volta che l'ha scritta ha detto: io sono stato ispirato a due testimoni di Geova che hanno suonato alla mia porta, sotto la mia porta, e io assieme a mio fratello l'abbiamo aperto. Cosa sarebbe successo se io non avessi aperto questa porta? Sulla rivista L'Inchiesta io ho mandato 25 mail a Max Gazzè e non mi ha mai risposto, però ho mandato una email all'Inchiesta e gli ho detto: io so cosa sarebbe successo, e gli ho spiegato cosa sta succedendo a migliaia di persone che mi telefonano piangendo e mi dicono: non mi fanno più vedere i miei nipotini, non posso più salutare il mio figlio, perché io non la penso più come loro, e piangono veramente. E dice: perché? Pensate che la Carta Costituzionale dei diritti dell'uomo dice che le nazioni devono produrre fratellanza nel mondo, mentre loro, se tu dissenti da loro, ti buttano fuori. Potete vederlo voi proprio sul blog dell'Inchiesta, c'è la foto di Max Gazzè, c'è la lettera di risposta che dà il giornale, dove dice che non aprire la porta non è sempre segno di debolezza, ma è segno di sapere con chi si ha a che fare. Quante volte sentiamo dire: non aprite la porta a tutti, ci sono quelli poliziotti che non sono poliziotti, ci sono quelli della ERA che non sono della ERA, ci sono quelli eccetera. Allora uno, sapendo le cose, sa cosa deve fare. E quindi, se intendete effettivamente salvaguardare la vostra mente, prendete spunto dalla nostra esperienza, quello che ci hanno fatto. Noi siamo fuoriusciti dai testimoni di Geova dopo un grave avvenimento che è successo alla nostra famiglia. Abbiamo avuto due morti in famiglia e non potevamo, secondo i loro dettami, dare il sangue. E quando questo avviene per loro, sei finito, sei terminato, non hai più la possibilità di dire, di esprimerti nulla. E così quel microchip che è nella mente, che ti hanno messo con lo studio biblico piano piano, deve essere tirato via, ed è faticoso, è brutale, è molto brutto, credetemi. Noi, uscendo fuori, abbiamo dovuto soffrire tantissimo, perché tutta quella gente che prima pensavamo fossero i nostri nemici, ora ci chiedevano: beh, cosa volete da noi? I nostri cugini, i nostri parenti, le nostre cose che prima dicevamo: ah, voi sarete tutti distrutti, Dio vi distruggerà tutti. E beh, adesso cosa vuoi? Adesso noi siamo impegnati a trovare nuovamente, a spiegare a questa gente, perché non lo può capire veramente cosa eravamo noi quando eravamo dentro, modellati nella mente, tolti dalla propria coscienza, il desiderio di fare liberamente quello che uno vuole. Voi siete liberi, voi potete dissentire, voi potete dire una certa cosa e non venite buttati fuori, cioè fuori perché hai detto una parola di traverso, ma il testimone sì, il testimone viene fatto. Ecco perché la nostra missione è quella di fare in modo di prestare la massima attenzione. Vi leggo soltanto questo piccolo articolo. Attenzione, dice: nell'archivio del cervello ci sono oggi studiosi che sanno esattamente cosa avviene quando uno parla e quando uno sta zitto, o viceversa. Voi non lo sapete, ma noi abbiamo una piccola ghiandola qua in fondo dell'ipotalamo, che mentre uno parla, se c'è un liquido che sta bombardando il vostro cervello, proprio letteralmente, e vi sta modellando. A sua volta, dopo, quando farete le domande, la stessa cosa viene con me, nel mio cervello. Ci ha fatti dire in questo modo, in modo che ognuno di noi impariamo, abbiamo l'uno dall'altro un accrescimento delle cose, ma c'è chi invece usa questa tecnica per mettere le persone sotto l'inganno, per insegnare cose sbagliate, per insegnare che Dio non ha mai detto questo. E cosa succede? Quello che dice questa dottoressa, proprio dei testimoni di Geova. Sentite un po', dice: stress e suicidio. È difficile uscirne. È difficile uscirne dai testimoni di Geova. Guardate che è un libro grosso così, che dice quanti testimoni di Geova si tolgono la vita. Ah,
l'esperienza del mio blog www.roccopoliti.it di una madre che dice come il suo figlio si è tolta la vita solo perché lo hanno preso in giro dall'inizio fino alla fine. È toccante questa esperienza di un ragazzo che ci aveva creduto fermamente nei testimoni che c'era. Questa donna dalla Sicilia che mi scrive, mi chiamo Maria Rosa, sono una ex testimone di Geova. Quando ho accettato, considerato la verità, avevo 32 anni, per me era la cosa più bella che pensavo che mi fosse mai capitata. Sono diventato orfana all'età di 5 anni, poi sono cresciuta in un collegio, sono rimasta per 11 anni, poi ho conosciuto i testimoni di Geova, poi nel corso del tempo ho solo avuto una grande delusione. Nel corso degli anni ho imparato solo a pensare che tutto questo non veniva da Dio. Quelle sono tre pagine di questa esperienza, di questa donna, che effettivamente di queste esperienze ce ne sono tantissime. Sentite questo di questa ragazza. Questo lo studio che abbiamo fatto io e mia moglie alla loro famiglia, a Modena. È un ragazzo che voleva diventare giocatore di calcio. Sentite, io le dicevo, ma diventa sorvegliante, diventa un anziano, diventa un vescovo. Ma era piccolino, sapete, io lo conoscevo da quando è nato. E lui diceva, non voglio, noi dobbiamo giocare a calcio. E poi i genitori si sono battezzati i testimoni di Geova, a calcio non si poteva giocare, non si poteva. Poi nel 2000 questi genitori sono usciti fuori assieme al ragazzo. Il ragazzo non ha potuto, perché è rimasto dentro i testimoni di Geova. Poi un giorno si legge sul giornale una cosa di questo genere. Pensate un po'. I testimoni di Geova regalano a Selters in Germania un palazzetto dello sport del valore di 2,5 milioni di euro. I testimoni di Geova regalano al comune in Germania di Selters un palazzetto dello sport. Dice, ma come? A me è stato chiesto di giocare a calcio e poi i testimoni di Geova regalano un palazzetto dello sport al comune. Ma che cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non quadra. E mi ha narrato la sua esperienza. Voi lo potete conoscere, questo ragazzo. Tuttora gioca a calcio, ma purtroppo ormai all'età non glielo permette più, ma sarebbe diventato un uomo importante, ma non ha avuto più la possibilità. Quindi ha perso la sua entità. I testimoni di Geova lavorano con voi in maniera piano piano, superano, molto strano. Per esempio, che dire del compleanno? Il vostro compleanno, no? Dice, vai, compleanno, non lo so io, cioè, vi leggo soltanto una di queste riviste e poi termino. E dice, stando a uno studio condotto in Svizzera, per chi ha più di 60 anni la probabilità di perdere la vita cresce del 14% il giorno del proprio compleanno. Lo scrivono sulla loro rivista Svegliatevi. Cioè, pensate come cominciano a camuffare la mente per dire alla gente, oh, non festeggiate il compleanno perché si muore proprio il giorno del compleanno. Ma voi pensate che questa rivista, svegliatevi, chi si deve svegliare per primo? O no, cioè, non posso avere. Ma è un condizionamento della mente. Da dire che il 14% delle persone muoiono in Svizzera proprio per il compleanno. Ma pensate, una cosa insomma non è del tutto normale. Questo era quello che vi dicevo di Max Gazzè e la sua risposta. Quindi per concludere vi volevo dire solo un piccolo esempio. Vi ricordate, abbiamo parlato della croce, abbiamo detto è inutile parlare di argomenti tipo la croce eccetera. Noi quando eravamo dentro i testimoni di Geova pensavamo effettivamente che Gesù fosse morto su un palo, così ci ha detto, su un palo di tortura, cioè su un albero. Però questo era quello. Ma effettivamente, quando sei dentro, non ti soffermi su certi particolari, su certe cose importanti. Vi leggo per esempio cosa dice la Bibbia stessa, la parola di Dio. Quando Gesù va a trovare i discepoli e trova Tommaso, che non c'era nella donanza prima, voi sapete cosa le chiede Tommaso a Gesù? Fammi mettere il dito nei buchi dei chiodi, non nel buco del chiodo, nei buchi dei chiodi, nel plurale.
E poi la INRI, vi ricordate quella famosa? Cioè, se Gesù aveva le braccia così, no? INRI dove l'aveva scritta? Sulle braccia, no? Ma guardate Matteo 27,37, sapete cosa c'è scritto? E le misero una targhetta sulla testa, non sulle mani. Ne volete ancora? Ce ne sono tanti di questi versetti semplicissimi, ma bellissimi, fanno capire che per avere buchi, chiodi, vabbè, ma forse si stava sbagliando. Ma chi stava sbagliando? L'incompetente Gesù, figlio di Dio, creatore del cielo, di quel mare, di quella materia grigia dell'universo che si esplode, fa milioni e milioni di energie atomiche? No, non è così. Dio è molto molto di più di quello che noi stiamo pensando. Quindi per terminare volevo dirvi, state attenti. Io vi ho soltanto detto alcune cose e sto andando molto velocemente perché il tempo qui mi è tiranno. Ma i testimoni di Geova non sono come quelli da Dio, non sono così cattivi, lo sono anche peggio. Sapete perché? Perché, guardate, non lo dico io, vi leggo soltanto quello che è scritto nella loro rivista. Dice, parlando di quelli che dissentono da quello che fanno o da quello che dicono: noi oggi, noi testimoni di Geova oggi, viviamo fra le nazioni, scusate, non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia. Volete che ve lo dico, ve lo leggo ancora? Dice, noi testimoni di Geova oggi non viviamo ai tempi in cui chi diventava apostata veniva sterminato da Dio e dalla sua organizzazione. Noi non, però se vivevamo in quel tempo potevano farlo. Dice, oggi quello che possiamo fare noi è attenerci soltanto alle leggi che esistono vigenti del paese, quello che ci permette di fare, e non le permettono quindi di annientare o distruggere gli apostati. Però una cosa la dicono, dice, quando l'organizzazione dice una cosa, fare questo sarebbe giusto, cioè attenersi a quello che dice. Non farlo sarebbe disastroso e perciò il membro fedele della famiglia deve accettare e conformarsi all'ordine che viene emesso. Avete sentito? Non dice ne viene permesso, deve accettare e conformarsi a quello che l'organizzazione viene detta. Quindi non avete più la libertà di poter fare quello che voi volete, ma solo quello che l'organizzazione dice. E poi c'è un'altra rivista, questa, che proprio parlando di Roccopoliti, perché va in giro a dire queste cose, di tanti Roccopoliti, loro dicono, c'è chi dice, possono anche mettere in dubbio il bisogno di un'organizzazione per guidare la mente del popolo di Dio. Voi avrete a che fare con della gente che è autorizzata da Dio a controllarvi e guidarvi la mente. Quindi non sarete più liberi di fare quello che volete, ma sarete persone come quelle che voi vedrete arrivare a casa vostra, che sono persone bravissime, vestite bene, tutte bene, ma che dicono tutti la stessa cosa. E odiano tutti quelle persone che dissente, non perché ce l'hanno con loro. Se per esempio io do il sangue alla mia bambina, che male ho fatto io al mio fratello? Che male ho fatto alla mia sorella, al mio confratello? Non ho fatto nessun male. E quindi perché mi obbligano a non salutarlo più? Perché mi obbligano a non volerli più bene? Non è un odio fraterno, quindi, che divide i testimoni di Geova, ma è il dettaglio dall'alto, quello che loro dicono, se questo fa questo voi vi dovete separare e non potete dissentire, avete sentito? Si aspettano che voi accettate e ubbidite quello che loro dicono. Grazie, io non ho più tempo perché sono stato osporato più di quello che dovevo, adesso lascio di nuovo la parola.
di tutte le trasfusioni, che noi abbiamo una traccia abbastanza chiara nella Bibbia, quando dice che è vietato il mangiare il sangue, ma non il fare trasfusioni di sangue. E la cosa anche un po' comica è che questo divieto non fu imposto nei primi 50 anni di vita della congregazione, ma apparve per la prima volta solo nel 1944. Watchtower, torre di guardia, 1° dicembre 1944. E riguardava solamente il mangiare il sangue di divieto. Poi diventa un divieto discrezionale, sottoposto alla coscienza del fedele, solo nel 61, ancora una volta Watchtower, 15 luglio 61, si dice: la legge di Dio dice definitivamente che l'anima dell'uomo è nel suo sangue, quindi chi riceve la trasfusione del sangue si alimenta di un'anima data ad un uomo o a uomini, in quanto è contenuta nel veicolo sanguigno. Questa è la manipolazione, la visione errata del sangue. Ecco, invece nella Bibbia c'è nell'Antico Testamento questo divieto, ad esempio, di passare un rasoio attorno alla faccia, al volto, per evitare lo spargimento di sangue, perché uno tante volte quando si fa la barba si taglia, no? Quindi quel senso del rispetto sacrale del sangue in quanto sede della vita. Noi sappiamo bene che quando uno perde il sangue perde la vita, no? Quindi, ma il vero significato esegetico, che non è quello letterale dei testimoni di Geova, è che la vita è sacra, e quindi qualunque arma, anche potenziale come un rasoio, che può dissanguare una persona, può minacciare la sua integrità fisica, è pericolosa, è vietata. Ma da questo a interpretarlo in senso fondamentalista, assoluto, totalitario, anche in caso di un'azione positiva come quella di dare la salute, di favorire il ritorno di una piena vita fisica tramite la trasfusione di sangue, questo assolutamente la Bibbia non lo vuol dire, quindi è una vera forzatura. E poi non si sa perché nei primi 50 anni era permessa e poi è stata vietata. Ecco, solo per dare un esempio, comunque qua ci sono tutti i riferimenti biblici, esegetici, questo è uno studioso serio, ecco, una persona che fa tanti esempi, in cui si vede appunto, confrontando il testo ebraico con la traduzione della CEI, che noi usiamo anche nelle nostre liturgie, si vede chiaramente che al confronto la traduzione della Bibbia del Testimone di Geova è manipolata. Ecco, io però ho chiesto a diversi dei miei parrocchiani di prepararsi delle domande, perché certamente è un argomento che suscita curiosità, ecco, e penso che tante volte vi siete trovati nel desiderio, ecco, di chiarimenti. Questa sera ne avete l'occasione. Abbiamo Alessandra. Io volevo chiederle. Però ci vuole il microfono. Ecco, vi ricordo che Rocco, in una conferenza in Calabria, è stato 3 ore e mezzo a rispondere alle domande, quindi... Sì. Volevo chiederle, allora, nella lei ha raccontato la sua vita. Sì. E dal poi ho capito, voi avete continuato il cammino dei vostri genitori, perché sono i genitori che hanno preso la strada del testimone di Geova, e quindi voi avete continuato il percorso dei genitori. Sì. Mentre l'ascoltavo mi domandavo, ma una volta cresciuti, anche voi, diciamo, mi sembra una persona che è molto intelligente, al di là del timore, dell'avere dubbi appunto e venire anche emarginato, qual è in questa religione, cos'è che può affascinare un'altra persona da aderire a questo movimento? Non mi spiego. Io non ho mai aperto la porta, come si dice, neanche per strada, quindi io a queste persone non ho mai dato la possibilità di parlarmi. E io adesso mi chiedo, su cosa appunto, cioè cos'è che ti può affascinare? Nel senso, io per quanto riguarda la religione cattolica, so cos'è che corrisponde, cos'è che mi fa sentire bene, so che Dio mi ama così. Loro su cosa puntano per poter affascinare le persone? Perché al di là di quello che ha detto, i complimenti, così, però il primo impatto con le persone, cos'è una persona che può dire, beh,
questa cosa mi piace però, nello spiego subito. Allora, quando entra nel testimone di Geova c'è questa caratteristica che quello che le dicono è nettamente contrario a tutto quello che lei sa. Tutto. Quindi, che cosa sa lei della sua religione? Che l'anima non muore. Per il testimone di Geova l'anima muore, è mortale. Le faccio soltanto uno dei migliaia di esempi che coinvolgono i testimoni di Geova, in questo, per esempio il Natale è pagano, la Pasqua è pagana, bere non si può quasi mai bere. Ecco, un'altra cosa, io non lo so come devo fare a spiegarmi, ma perché il testimone di Geova non era una persona di cultura, quindi che cosa li può affascinare? Nulla. Li può affascinare soltanto, perché le dico nulla, perché il testimone di Geova dal 1870 a venire adesso, lei può fare la prova, va in una biblioteca e chiede, vuole un libro scritto da un uomo di cultura, testimone di Geova, la troverà 0,00000, quindi non c'è. Quindi non c'è qualcosa che la può attrarre culturalmente o la attrae soltanto questa compagnia, questo voler per forza attaccare la Chiesa, attaccare tutte le religioni, attaccare il tutto, e per lei è una novità assoluta, che lo coinvolge in tutto. Le faccio un piccolo esempio, lei non potrebbe andare vestita come va vestita adesso. Mi ha capito? Le dicono, non puoi tenere le unghie lunghe, non puoi, devi portare le gomme lunghe, fino ai piedi. Non puoi metterti il rimmel, eccetera, non puoi farti questa. Cosa succede? Questo capita nel mio lavoro, guarda, nel mio lavoro. Viene una persona nel mio negozio, un negozio di computer, e questo me lo insegnano quando vado a comprare il materiale. Loro dicono, prendi due computer di colori diversi, uno giallo e uno rosso, il contenuto è uguale, identico, preciso. Ci metti dentro le stesse schede, la stessa memoria, la stessa cosa, e quando viene una persona gli dici, guarda, quello rosso fa per lei, quello giallo no, costa 200 euro in più, non fa per lei. Quando tornano, quale prenderà la signora o il signore? Il giallo. Perché quello va a casa e dice, perché mi ha detto che non fa per me? Ma guardi che io l'ho fatto questa esperienza, nel senso, proprio per vedere se funziona. Funziona, ma dico, le dicono, voglio il giallo. Ma guardi, non si preoccupa, è la stessa cosa, l'ho detto io così, E così la gente psicologicamente che cosa può essere attratta sapendo che non hanno nulla del nulla? Noi eravamo di questi. Poi per concludere, perché così tanti anni prima di uscire? Perché questa è la cosa, no? Tanti anni prima di uscire. Vede, l'ostracismo dei testimoni di Geova è talmente brutale che ti condiziona, che non ti fa uscire così facilmente sapendo che poi non puoi vedere più nessuno. E allora sei sempre relegato. Io conosco molta gente che ancora adesso vive una doppia vita perché non può uscire dai testimoni di Geova. Io spero di essere stato in breve. Volevo sapere come hai vissuto la difficoltà di un cambio così grande di dottrine, di teologia, di catechismo. Te l'ho detto prima. Sì, è vero, infatti mi avevi già accennato anche da una certa esperienza. Nella mia descrizione che faccio nel blog, sul blog, se volete scriverlo, www.roccopoliti.it, io scrivo, non ci hanno mai fatto essere persone normali, non lo siamo mai state, forse non lo siamo neanche adesso. È difficile, per 40 anni, vivere una vita dove vieni svuotato letteralmente dalla propria coscienza, dal proprio diritto di poter dire la tua, di dissentire, poter dire anche non la penso come te, non la penso nello stesso modo. E quando siamo usciti abbiamo vissuto proprio quello che volevi dire, abbiamo vissuto una brutalità di sentimenti che è molto difficile da esprimersi, se non lo vivi non lo puoi capire. Siamo passati a tanti interrogativi, è vero, non è vero, è giusto, non è giusto,
chi ha ragione. E adesso cosa faccio? Prima andavo di casa in casa, adesso non vado più, ma i preti, ma sento dire questo dei preti, poi non sento dire quello, poi sento quello, ma saranno giusti, sono tutti uguali, le religioni sono tutte uguali. Poi un giorno ho incontrato un teologo cattolico e credete in me, io ero uno di quelli a Modena, potete sentire, lo potete anche chiedere se lo volete, mi venivano a chiamare quando c'era un colloquio con un prete. Beh, pensavo fino a pochi anni fa, quando sono uscito, pensavo di essere sempre stato bravo. Poi un giorno ho incontrato un uomo a Bologna, un teologo, che non parlava quasi mai. Poi mi ha detto, lei è molto bravo con la Bibbia. Mi ha detto, lei è molto bravo. Mi ha detto, però le devo dire una cosa. Lei sa cosa vuol dire quando la Bibbia parla che Dio ha scritto i 10 comandamenti con il dito di Dio? E mi ha fatto il segno così. Ma mi sembrava una domanda talmente un po' sciocca, un po' semplice, così. Invece mi ha aperto in 10 minuti un argomento che sono rimasto così affascinato. Lei dice, lo sa che nell'originale mancavano le vocali, mancavano le vocali dentro le consonanti? Sì. E dice, c'era una trasmissione da parte di Dio nel comunicare quello che voleva dire agli esseri umani, che basta soltanto guardare il segno come era fatto dall'ebraico. Proprio, non avete visto tutto quello strano, scritto proprio in una maniera bellissima, sembra quasi un disegno. Dice, a guardarlo già ti trasmetteva qualcosa. Già ricevi la risposta nella lettura, senza le vocali, ma già avevi la risposta. C'era una grande forza che emanava da quella scrittura. Non potevo contrariare quello che stava dicendo, era vero, era giusto. Ma quando è stata la prima volta in vita mia che ho potuto fare questo? Ero soltanto uno pieno di sé, che sapeva la Bibbia a memoria, ma che non sapeva niente dei testi, non sapeva niente dell'ebraico, del greco, come non lo sa nessun testimone di Geova. Sì, se voi mi chiedete come si traduce croce, ve lo dico, Stavros e tante altre espressioni, xilon, l'anima, nefesh, cose, io posso parlarvi il greco e cose, ma non è la mia lingua. Io l'ho imparata papagallescamente da come mi hanno detto, come mi hanno insegnato su certi libri, non come fa un don o un padre che ha studiato teologia e che sa esattamente la sequenza delle parole, qual è il loro significato. Allora io l'ho vissuta con questa profonda amarezza di aver perso tanti anni in una infatuazione che poi si è rivelata solo una delusione. Volevo chiedere, i testimoni di Geova cosa pensano dell'aborto e dell'eutanasia? Sì. Sono stato chiamato a Roma la seconda volta per una conferenza TV2000 e il motivo era che un testimone di Geova aveva perso in un incidente il braccio. Non so se l'avete sentito, ma poco tempo fa, circa 6 mesi fa, il giudice ha emesso una sentenza in merito a questo argomento. E sono stato a novembre, proprio perché ancora non c'era la sentenza, e mi è stata fatta una domanda che rispondo poi alla signora. Qual è il significato dei testimoni di Geova su questo argomento? Per 16 volte il signore ha detto io non voglio sangue, cioè voglio dire io non voglio il braccio, cioè non voglio fuori, chiaro? Guardando quel film, signora, se avete la possibilità di vederlo su YouTube o altre cose, lo darà quante persone vengono prese come esempio che si lasciano morire da questi figli. Donne che non vogliono nessun... Quindi il testimone di Geova non è quella persona, come devo dire, cattolica o non cattolica o atea, atesia, che prende posizione in merito a un argomento che può diventare anche di natura politica, devo dire, ecco, il governo vuole o non
accettare questa legge, la Chiesa accetta o non accetta questa posizione. Il testimone di Geova guarda quel punto di vista, solo da come dice il dettaglio della sua organizzazione, questo schiavo fedele e discreto che loro hanno, questo gruppo di persone, che le dice come devono comportarsi. E sull'eutanasia loro lo farebbero immediatamente, morirebbero e lascerebbero morire tutti, pur di rispettare il discorso del sangue, basato su un principio errato della parola di Dio. L'aborto. L'aborto è vietato dalla Bibbia, quindi nemmeno i testimoni di Geova desiderano praticamente l'aborto, anche loro non sono d'accordo. Però io avevo dei comitati giudiziari, i comitati giudiziari sono tribunali nei tribunali, loro ne hanno uno interno proprio che si forma dagli anziani, dai sorveglianti più qualificati, però uomini non di legge, i quali valutano attraverso la Bibbia se una persona è pentita o no di quello che ha fatto. E devo dire che io ho fatto parte di diversi di questi comitati di donne che avevano abortito indipendentemente dal loro credo religioso, indipendentemente dalla... Perché i testimoni di Geova, molti di questi vivono una doppia vita. C'è chi dice di non aver preso il sangue, ma l'ha preso. C'è chi invece, non lo so, non lo prende, lo dice poi effettivamente. Lei tenga conto soltanto di questa esperienza che le racconto, le prego, è una cosa velocissima. Una, solo per farle capire come vive il testimone di Geova, una infermiera casualmente viene a conoscenza che una sua sorella è stata ricoverata proprio per abortire. Quindi lei l'ha fatto senza sapere nulla, però trova di una sorella, cosa vuol dire? Una sorella non della propria congregazione, ma può essere di Correggio o di qualche zona vicina che si conosce. Qui dice, questa infermiera deve riferire tutto al corpo degli anziani. Quindi lei va e riferisce al corpo degli anziani, guarda che lì quella sorella si è presentata per abortire. E quindi lei fa doppio peccato, primo perché sta abortendo, secondo perché lo ha nascosto agli anziani, non è andato a dirlo. Mentre quell'altra sorella, quella che l'ha detto, che sta facendo veramente una violazione della legge, perché quando uno va in ospedale nessuna infermiera ha il diritto di dire o di rivelare parte di dati sensibili dell'individuo a un'altra persona, non lo può fare. Ma lei lo fa liberamente perché si sente libero in coscienza di farlo. Anche questo, se lo Spirito Santo fosse colui che guida questa organizzazione, non ci sarebbe tutto questo caos. Un criterio di discernimento al di sopra di queste 207,
Voi capite che quelle persone vivono in una grande confusione. Ecco, riguardo al testimone di Geova io non lo so, però io, per questo io sono molto contento di essere cattolico. Ecco. Il Papa dei testimoni di Geova non esiste un singolo individuo che comanda, ma esiste un corpo direttivo e che questo è tutto. Il comitato centrale di questo di Brooklyn ha la decisione su tutto. Io le volevo chiedere questa cosa che forse non ho capito io, insomma, oppure insomma la lettera. Ma come mai insomma lei ha deciso di diventare proprio cristiano? Cioè perché, poiché insomma da piccolo i suoi genitori insomma l'hanno fatto vivere insomma nella comunità dei testimoni di Geova, così suppongo insomma che lei nel suo percorso insomma abbia sempre letto le famose riviste, insomma ha fatto quello che fanno i testimoni di Geova. Quindi cos'è insomma che dopo l'ha portata ad essere cristiano? Perché poteva anche dire boh vabbè sono stufo insomma delle religioni, voglio essere ateo, oppure non so, scegliere insomma anche un'altra religione. Giusto. Vede, quello che si chiede lei è corretto. Infatti io ho scritto praticamente un piccolo resoconto su quello che è la mia vita. E contiene proprio la risposta alla sua domanda. Noi abbiamo iniziato un iter dentro ai testimoni di Geova, sì, io e che mia moglie, perché anche mia moglie è diventata poi una pioniera dei testimoni di Geova, volevo dire una persona che lavorava a tempo pieno in servizio, per andare di casa in casa facendo 90 ore al mese. E queste 90 ore al mese le doveva suddividere bene, perché doveva cucinare, andare a prendere la bambina a scuola, pensare a me e così via. E così via. Io dovevo fare altrettanto con la congregazione, con tutto che erano, eccetera. Quando cominci in questo meccanismo ti posta sempre di più a impegnarti fino ad arrivare, come ero io, sono arrivato a sedermi a tavola con tre sindaci di Modena, ero responsabile per gli ordini di urbanizzazione, dovevo richiedere il terreno per costruire le sale, facevo parte di un comitato di assistenza sanitaria, andavamo ad acquisire i medici per rispettare a non darci il sangue e così via, eravamo sempre di più, tutti i giorni sempre di meno, finché abbiamo visto morire i nonni, abbiamo visto morire i parenti, quelli che ci volevano bene, e così non te ne accorgi, rimani dentro. Oppure i nonni ci chiamavano, venite a trovarci, venite così, noi eravamo sempre lì, sempre a produrre, sempre pronti. Poi a un certo punto siamo venuti fuori perché solo un grosso avvenimento ci ha portato a fare il grande passo per uscire fuori. È molto difficile, non è una questione di intelligenza, perché l'intelligenza nei testimoni di Geova viene svuotata, la propria. Cioè Rocco non è più Rocco, ma è uno dei milioni di Rocco. Per molta gente dice, ma è bello che tutti parlano uguale. No, non è così, Dio non ha voluto, a Babele Dio ha confuso le lingue proprio perché non voleva che gli esseri umani avessero tutti la stessa lingua e tutti parlassero nello stesso modo. E quindi noi abbiamo avuto un grande avvenimento che ci ha fatto aprire gli occhi e allora abbiamo cominciato a ragionare con il nostro cervello, con la nostra idea, siamo venuti fuori. Ma prima, precedentemente, quando sei dentro, è come in una partita a briscola. Non so se lei sa giocare, se lei sa. Quando gioca a briscola, lei pensa sempre di vincere, anche quando non ha l'asso, dice sì, vedrà che ce la facciamo, così via. Ecco, però chi sta in piedi e vede tutti, quello dice tu non vincerai mai, perché sa quell'altro cosa è in mano. Chi sta fuori conosce molto bene, ma chi sta dentro conosce solo i confini. E dentro questi confini si sente eterno, si sente re, si sente padrone, si sente il tutto. Noi eravamo così. Noi pensavamo di avere la verità, di essere il migliore del mondo, che noi Dio ci avrebbe salvati, che molto, molto
presto Dio avrebbe portato la fine del mondo, che questa fine del mondo non è mai venuta, e loro intanto si sono arricchiti, sono diventati sempre più potenti, sempre più forti, e noi siamo arrivati fino al punto che abbiamo dovuto subire un problema molto serio che ci ha fatto aprire gli occhi per poter uscire, fuori, altrimenti non c'è stato verso. Molti mi credono, come mai 40 anni? Come mai non l'avete fatto prima? Vedete, io sono convinto che forse se fosse stata un'altra persona, uno di voi, con un carattere diverso, uno che prende decisioni malgrado tutto il mondo le conta. Io non sono stato così bravo. Io sono andato avanti, ho sopportato, sono andato avanti pensando veramente, ero innamorato dei testimoni di Geova, pensavo che veramente fosse la verità. E con lo stesso innamoramento io oggi vi dico che non è la verità. Però rimane una domanda, cioè cosa ti affascina invece della Chiesa Cattolica oggi? Sì, è vero, perché devo anche dire questo per quanto riguarda il discorso della Chiesa Cattolica. Quando siamo usciti fuori, e questo è importante, quando siamo usciti fuori dal Testimone di Geova, noi siamo trovati fuori dal mondo, niente più amici, niente parenti, tutto ciò che prima era sangue vero si era trasformato in acqua sporca, non c'era più nessuno, i miei genitori, mio padre non telefonava più, i miei fratelli non salutano, mia sorella, i miei nipoti non esistono, gli altri li ho tutti allontanati io, e quindi ti trovi da solo. E però automaticamente, per diciamo per atto automatico, tu ti trovi ad essere nuovamente cattolico, perché sei stato battezzato cattolico, come nel mio caso sono stato battezzato cattolico, battezzato cattolico. Però avviene una cosa importante, avviene. Io ho quel famoso negozio che vi ho detto, e un giorno è passato un prete a benedire, è passato un prete e ha detto: posso benedire? E io ho detto sì. Entrato dentro e ha benedetto, e dopo gli ho chiesto se potevo parlare con lui in un'altra circostanza, e ho visto che mi ha parlato. Il giorno invece più importante che mi ha toccato nella vita è stato quando è morta la nostra bimba. E quel giorno non sapevo, ma bisognava battezzarla, non bisognava battezzarla, bisognava benedirla, non bisognava benedirla. Non so qual è il metodo, il sistema, bisognava prima della morte che qualcuno venisse a... Adesso non so come quale tecnicamente, però l'ha fatto, no? Prima la benedizione. Allora era lì preoccupato, non sapevo cosa fare. È passato un parroco, una gran brava persona. Si è messo a fianco a me e mi ha detto, quasi mi stava leggendo il cervello. E mi ha detto, non ti preoccupare, ho fatto tutto io, è già tutto fatto. Mi sono sentito bene, ho detto, ma guarda un po', ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto? E l'aveva fatto, l'ha fatto discrezionalmente, l'ha fatto in maniera precisa, l'ha fatto senza creare problemi. E questo l'ho apprezzato tanto. E poi ho abbinato tutte le cose. Per esempio, la bambina veniva visitata regolarmente da tre o quattro signore che venivano, prendevano la manina della bimba e pregavano assieme. Ma sembrava che la bambina le aspettasse. E le parlava, le sorrideva. E il prete aveva fatto un programma e le mandava questo piccolo aiuto. Ora, questo parroco per noi un amico e quasi ci sentiamo adottati da questa persona, ci ha dato una mano, continua a volerci bene. Ma dove lo trovi una persona del genere? I testimoni di Geova stanno vendendo 1 miliardo di capitale, avete visto? Eppure in tutte le loro riviste, loro hanno volumi e volumi eccetera, non c'è mai scritta la parola carità. Non la troverete mai. Mai. In tutti quei soldi, mai andrà mai a una persona bisognosa. Loro prendono i soldi. Prenderanno, ma non queste persone.
Chiesa, quello che ha fatto con le crociate, eccetera, perché se dovessi pensare a queste cose, quello che è scritto nella Bibbia, è perché Dio ha permesso tante cose nella parola di Dio, allora non sarei nemmeno un credente. Ma io so una cosa, che le mie vie non sono le vie di Dio. E Dio lo dice, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. E una volta a un famoso profeta che faceva un po' l'arrogante con lui, che si era quasi arrabbiato con lui, le diceva a Dio, ma perché i furbi vanno avanti e quelli che hanno, quelli che fanno del male hanno più successo? E Dio le dice, le risponde, le dice, dove eri tu quando io dicevo al mare, fin là tu devi arrivare e non andare oltre? Quando io dicevo alla stella maggiore, lì tu devi piazzarti, alla stella minore, lì tu devi fare. Chi è capace di noi a rispondere a Dio? Nessuno. E allora non facciamo a criticare Dio. Come faccio a criticare Dio e dire quella chiesa ha fatto questo, quella chiesa? Dio è Dio, e quando arriverà il suo tempo giudicherà la Chiesa Cattolica, i testimoni e tutti gli altri. Non è compito mio giudicare la Chiesa. Ma dico soltanto questo, io giudico sulla base della mia esperienza. Voi almeno qui vi sentite a casa vostra, avete la possibilità di dialogare, di parlare, io questo non lo avevo. E né di dissentire. Ecco che cosa mi ha spinto a diventare nuovamente un cattolico. Io ho una piccola esperienza personale. Anche a casa mia hanno bussato i testimoni di Geova. E anche io ho avuto questi incontri. Però forse perché sono molto fedele, molto cristiana, praticante, sono riuscita anche a contestarli, anche a dire che sbagliavo in certe cose. Inizialmente sono partita dicendogli che li ammiravo, perché quello che fanno, quello che danno, veramente è quasi da ammirare, cioè nessuno di noi cristiani ha questo tempo da dedicare alla parola del Signore e cercare di trasmetterla anche agli altri. Magari lo avessimo, sarebbe un mondo diverso. E naturalmente quando ho detto così che li ammiravo, logicamente questo qui è semplice da prenderla all'esca. Invece poi non è stato così, però ho avuto delle battaglie diverse e io anch'io ho constatato nelle varie fasi da una settimana all'altra che cambiavano certe cose e io le facevo notare, perché la volta dopo dicevano quel che avevo detto io la volta prima, perché se volevano conquistarmi per forza dovevano cercare di alimentare il terreno. Poi a un certo punto mi hanno detto, la nostra Bibbia è la migliore. E ci ho detto, facciamoci bene, la vostra Bibbia è partita dal 1870 con l'interpretazione di una persona che forse non era a conoscenza del greco o dell'ebraico, cioè ci sono degli studiosi che sono partiti con un'esperienza diversa. E poi infatti hanno fatto dei paragoni, tipo Gesù quando era sulla croce, al ladrone gli avrebbe detto oggi sarai con me nel paradiso. Loro questo lo contestavano, perché dicevano no, non ha detto così. Allora ditemi voi, perché lo dico in un'altra maniera, perché probabilmente c'è stata un'interpretazione da uno scritto originale, un'interpretazione sbagliata. Poi mi hanno anche detto che loro, con la loro Bibbia, chi non conosce la Bibbia, automaticamente si condanna. Anche io ho detto, non credo, perché se una persona anche in mezzo alla foresta, che non ha avuto la possibilità di conoscere, di leggere la Bibbia, però rispetta il creato, sa che sopra di lui c'è un essere superiore a cui è devoto, a cui è che ama, io credo che Dio sia talmente amorevole che gli dà senz'altro
la grazia e la salvezza di andare in paradiso. E poi ho anche detto, voi parlate di 144.000 che si salvano, aggiunti dal 1870 aggiunti fino ad oggi 144.000, sono già andati, voi, per voi la speranza non c'è più. Brevemente volevo dire una cosa, lei è stata brava a contestare, infatti quando uno dà molto valore a quello che ha, è come quando uno ha mangiato una bella fiorentina dopo di forse un chilo e le presentano non so, qualche arrosto particolare, un resto, e dice ma cosa ho mangiato già la fiorentina, sono sazio. La parola di Dio dice proprio così, chi è sazio di Dio, della sua parola, non ha bisogno di ascoltare altri. Il pastore, no? Dice la pecora, conosce la voce del proprio pastore. E chi non ha il pastore? È quando la pecora è smarrita che comincia a... Ma se uno dà valore a quello che è, a quello che ha, non ha, i testimoni di Dio non ha spazio. Quando vi fanno una domanda, chiedete informazioni. Non affrontatevi da solo, chiedete informazioni, ci sono le risposte, ce le hanno tutte. E così fanno anche loro, se vi fate una domanda e non lo sanno rispondere, loro vi dicono andiamo a chiedere prima al nostro eccetera, dopo ve lo facciamo sapere. Fate la stessa cosa anche voi. Chiedetelo, dice non preoccupare, lo chiedo al mio dono. E dopo vedete che loro sa rispondere, non c'è problema, non esistono queste cose. La tecnica, l'unica cosa che volevo dire è che i testimoni di Geova, la Bibbia non l'hanno buttata nel 1870, quando vengono, lo dica. Magari. La vede questa? È consumata. Non so se la vede questa Bibbia. Adesso aspetta che faccio vedere. Questa Bibbia era la mia prima Bibbia. Avevo 8 anni. No, non avevo 8 anni. Se no mia moglie mi rimprovera dopo. Allora, la questione è la seguente. Io studiavo la Bibbia a 8 anni con la Bibbia cattolica, perché i testimoni di Geova non avevano una Bibbia. Avevano solo una Bibbia in inglese, interlineare del Regno, così chiamata, chiamata così dall'inglese, ma loro non hanno mai avuto una Bibbia. È stato soltanto nel 1900, lo dico subito, 67. Ecco qua, 1967, la loro prima Bibbia, eccola qua. Quindi non nel 1800, è chiaro? Ma nel 1967 hanno avuto la prima Bibbia. Questa Bibbia, se voi guardate qua in fondo, io ho perso notti e notti e notti, avevo una risposta per ognuna di queste, e qui c'è scritto enciclopedia, dizionario, Bibbia, Bibbia questa, quest'altro, rivista, torre di guardia, eccetera. Io con questa Bibbia potevo affrontare qualsiasi tipo di domanda, ma non sto scherzando, possiamo farlo ancora adesso, se uno mi fa la domanda e mi dice, non so, prima che mi capita, mi viene una domanda, io gli do la risposta. Che poi sia vero o non vero, no, perché a questo punto potrei essere contestato, quindi, esatto. a tutti gli effetti. Infatti io gli ho fatto la proposta, mi hanno detto, vuole la nostra diretta? No, io gli do la mia e prendo la vostra. Sì. Poi dopo sono passati a Bibbie molto più moderne, come questa, vedete? Questa è una Bibbia, una delle ultime testimoni di Geova, marcata rocco, dove dietro, vi faccio soltanto vedere brevemente una piccola cosa, c'è in allegato un piccolo capolavoro, che se lo aveste voi un lavoro del genere, questo me lo sono fatto io, non me l'hanno dato i testimoni di Geova, Faccio soltanto vedere cos'è. Qua. La signora della porta è andata via. Ecco qua. Lo vedete? Aborto. Lo vedete qui in alto? C'è scritto aborto. Sentite un po'. Definizione. Cosa vuol dire aborto? A questo punto, se qualcuno mi chiede, ma i testimoni di Geova sull'aborto, eccetera, così, punto, andiamo avanti. Adamo ed Eva. Definizione. Adamo, chi era? Era chi era? Se qualcuno vi dice... Cosa dovete rispondere? Avanti. Anima. Definizione. Che cos'è? Se qualcuno vi chiede sull'anima questo e questo, cosa fa? Cioè, il testimone di Geova non è più lui così.
il suo ragionamento. Ma è quello che le dicono che deve dire. Quando vengono a casa vostra, tutta quella gente, brava gente, scusate, i miei fratelli, mio padre, sono brave persone. Io li voglio bene, non è che li odio. Però loro hanno un libro e lo sanno a memoria. E loro quello sanno dire. È come se venisse qua e voi vi faccio una piccola catechesi e vi dico, allora, c'è una domanda, anima, a tutti i testimoni di Geova voi dovete rispondere così, ta 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 ta, e vi spiega tutto. Ma sareste degli automatismi, no? Sareste dei piccoli, non lo so, volontari con una macchina così. Invece è bene che vi spiega, no? Dice, l'anima è questo, significa quest'altro e così è scritto. Prendete atto e potete discutere. Invece il testimone di Geova no, il testimone di Geova è un libro che si chiama Libro Ragioniamo, e allora su questo Libro Ragioniamo c'è scritto tutto. Maria era la madre di Dio? Se qualcuno vi fa questa domanda, cosa rispondete? E loro vi rispondono: l'angelo disse questo, per noi pensiamo quello, eccetera, eccetera. Fu Maria immacolata? Fu Maria sempre vergine? E lo dico, no, secondo noi questo, secondo noi quest'altro e così via. Ma questo è il testimone di Geova che impara a memoria queste cose, non è che un esperto. Ma voi andate a parlare con uno che conosce il greco, che conosce l'aramaico, che conosce il latino e vi dice, guardate che qui il punto interrogativo non c'è. Nell'originale il punto interrogativo non c'è, cambia tutto il significato. Dice, ah, ma davvero? E qui chi ce l'ha messo? Il testimone di Geova. Ah, erano tutti
guarda, sono tutti lì, ma allora, adesso ti porto in paradiso. Ti porto in paradiso, dice, apre la porta e vede una tavola imbandita, tutto vino, tutta una cosa bellissima, eccetera, così, e vede delle persone che avevano le braccia lunghe 2 metri, e anche lui fa, beh, e dice, e qual è la differenza fra quello e quello? Uguale, e fa, no, guarda là, e fa, uno prendeva e metteva nella bocca dell'altro, e l'altro e metteva nella bocca di quest'altro, e così tutti mangiavano, tutti erano belli, messi bene, contenti, sorridenti, felici. Vedete, se ognuno di noi ci diamo una mano l'un l'altro a capire veramente Dio, senza sempre criticare o criticarci, allora ci daremo una mano e saremo veramente in paradiso. Grazie.